Un saluto a tutti gli amici di WeTech.it. Oggi vedremo come installare Windows XP su un iPad o un iPhone utilizzando TMS. Quindi, se sei curioso di vedere come gira il vecchio XP su un dispositivo Apple, sei nel posto giusto. TMS è un software che permette di emulare sistemi operativi come Windows, Linux e macOS su dispositivi Apple. Finalmente è disponibile su App Store con alcune limitazioni. Infatti, al momento, non è ancora possibile emulare sistemi operativi come Windows 10 o Windows 11 a causa dell'assenza del supporto JIT, necessario per eseguire sistemi operativi più potenti. Quindi, per il momento, possiamo emulare solo sistemi operativi leggeri come XP, quantomeno utilizzando i canali ufficiali. Infatti, sembrerebbe sia possibile aggirare questa limitazione scaricando UTM da store alternativi come Alt Store, ma questo argomento non è l'oggetto di questa guida. Oggi ci concentreremo sul funzionamento dell'app ufficiale che installerò sul mio iPad Air M2, anche se la procedura potrà essere replicata su un iPhone. Prima di iniziare, assicurati di avere tutto il necessario: un iPad o un iPhone, preferibilmente di ultima generazione, almeno 20 GB di spazio libero sul dispositivo, l'installer di Windows XP in formato ISO. Se non lo trovi, puoi scaricarlo da archive.org. Metterò il link in descrizione. Adesso passiamo all'azione. Prima di tutto, scarica UTMSE dall'App Store. Una volta installato, apri l'app e segui questi passaggi. Seleziona Crea una nuova macchina virtuale. Scarica una VM pronta da usare da UTM Gallery. Scorri in basso nella galleria di UTM per individuare Windows XP e clicca sul pulsante Download. Vai nella cartella Download e scompatta il file scaricato. Clicca sul file estratto per caricarlo in UTM. Nella sezione CD/DVD, seleziona la ISO di Windows XP che hai scaricato in precedenza. Adesso possiamo iniziare con l'installazione vera e propria di Windows XP. Avvia la macchina virtuale e segui le istruzioni a schermo. Ti sarà chiesto di creare una partizione e formattare il disco. Apri la tastiera virtuale e clicca sul pulsante Invio per procedere. Per quanto riguarda la formattazione, lascia la selezione invariata NTFS File System. A questo punto si darà il via all'installazione, che può richiedere anche un'ora o più, a seconda del modello del dispositivo. Una volta completata l'installazione, potrai esplorare Windows XP direttamente dal tuo iPad. Potrai aprire vecchie applicazioni, giocare a classici come Pinball e Solitaire e tanto altro. Insomma, l'emulazione di Windows XP su iPad tramite UTM offre un'esperienza unica, permettendoti di usare un vecchio sistema operativo su un dispositivo moderno. Certo, ci sono alcune limitazioni, soprattutto l'assenza del supporto JIT. Ma UTM rimane una soluzione interessante per chi vuole sperimentare o lavorare con sistemi legacy su iOS o iPadOS.
Se questo video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti altri tutorial come questo.